Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in un altro video recensione di War Thunder. Quest'oggi vedremo un caccia monomotore monoplano giapponese, ovvero il Nakajima Ki-27 Otsu per la precisione. Il Ki-27 è stato il primo caccia di concezione moderna ad entrare in servizio nei reparti da caccia dell'aeronautica imperiale giapponese. Rimase in servizio in prima linea fino alle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Entrato in servizio nel 1938, di questo velivolo ne vennero prodotti più di 3.300 esemplari. Il Nakajima Ki-27 montava un motore radiale Nakajima HA1B a 9 cilindri con una potenza di 780 cavalli che gli davano una velocità massima intorno ai 495 km orari. Il tasso di salita del Ki-27 è di 12,8 metri al secondo e il suo tempo di rotazione è soltanto di 10 secondi, quindi veramente, ma veramente un agile velivolo. Siamo armati con due mitragliatrici tipo 89 da 7,7 mm sul muso del velivolo, con un totale di 1000 proiettili. Il Ki-27 è un caccia monoplano, sicuramente con il tasso di virata più basso del gioco. Non c'è monoplano che sia agile come il Ki-27 nel gioco di War Thunder. È alla pari del I-15 come tasso di virata. L'I-15 lo batte di poco, ma perché è un biplano, ma comunque il Ki-27 è un turn fighter per eccellenza, ragazzi. Oggi lo vediamo insieme in una battaglia realistica mista su Mozdok. Vediamo due velivoli italiani molto, ma molto più in basso di noi, un BA65, Breda 65, attacco suolo italiano e un G50, un G50 Fiat. Cerchiamo di effettuare una picchiata abbastanza coerente contro i nostri due avversari più in basso. Vediamo il BA65 inseguito da un nostro alleato, vediamo se riusciamo a mettergli qualche colpo a segno, ma sfortunatamente per noi il nostro alleato riesce ad abbatterlo nel giro di qualche secondo. Vediamo una 5M4 di fronte a noi, caccia giapponese, prova a darci un frontale, noi assolutamente evitiamolo come la peste. Cerchiamo invece di metterci a sue ore 6 con delle virate utilizzando i nostri flap. Siamo a ore 6 del caccia giapponese, ma vediamo altri due caccia nemici, un BF-109 e un CR-42 spuntare a soccorso del loro alleato. Continuiamo a mettere colpi a segno contro la 5M4, vediamo che il CR-42 ci passa davanti, quindi per noi è una facilissima preda. Iniziamo a sparare con le nostre mitragliatrici e riusciamo a shottargli il pilota, abbattendo così il nostro primo giocatore avversario. Vediamo ora di metterci a ore 6 della 5M4, che ha un tasso di virata più lento del nostro, quindi non ci dovrebbero essere problemi per noi, e con qualche proiettile in cabina gli uccidiamo il pilota, battendo così il nostro secondo giocatore avversario. Il Ki-27, avendo questa temibile agilità e manovrabilità, se utilizzato da mani esperte, può essere un caccia veramente difficile da contrastare. Questa sua radice pura da turn fighter lo rendono veramente un avversario ostico da combattere. Alcuni difetti di questo caccia sono sicuramente la sua non eccessiva velocità, essendo un turn fighter, logicamente non possiede un'elevata
prestazione di motore, quindi un'elevata velocità, e allo stesso tempo non è che sia armato così bene. Abbiamo soltanto due mitragliatrici da 7,7 mm che sono diciamo sufficienti in alcune situazioni, ma sicuramente non sono un grosso armamento per cercare di buttare giù bombardieri. Intanto qui siamo riusciti ad eliminare un terzo giocatore avversario, un altro Ki-27 come noi che stava inseguendo un nostro alleato. Vediamo un HE-112 tedesco con la livrea giapponese, sta impiccando mostruosamente, per noi è un facilissimo bersaglio, lo riempiamo di proiettili e così riusciamo ad abbattere il nostro quarto giocatore avversario. Il Ki-27, signore e signori, è sicuramente un velivolo che bisogna temere in era 1, perché la sua agilità lo rendono veramente ma il padrone un po' del campo di battaglia, perché avete la possibilità di accodarvi a chi volete, avete la possibilità di schivare tutti gli attacchi frontali che ricevete, siete ottimi nelle schivate, siete ottimi nella difesa. Addirittura riuscite a mettervi a ore 6 dei vostri attaccanti in un brevissimo tempo e potete buttarli giù. Poi avete 1000 proiettili che sicuramente non sono tantissimi, ma se avete un po' di mira sono sufficienti per abbattere più di due giocatori avversari. Siccome nella restante fase della partita non sono riuscito più ad abbattere nessun velivolo avversario e ho distrutto soltanto 3 unità terrestri, taglio una piccola parte del video e ci rivediamo a fine scontro. Rieccoci qui, abbiamo vinto la battaglia realistica, dato che tutti i giocatori avversari sono stati eliminati. Arriviamo primi con un punteggio totale di 3.430 punti. Siamo riusciti ad abbattere 4 velivoli avversari, 4 giocatori nemici. Avevamo abbattuto un A5M4, un CR42 italiano, un Ki-27 Otsu e un HE-112 tedesco. Era da tanto che non trattavo i velivoli giapponesi, in effetti li avevo un po' trascurati, quindi prossimamente preparatevi perché porterò sicuramente sul canale una sfilza di velivoli giapponesi. Come sempre ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei, ma soltanto buoni o cattivi piloti. Noi ragazzi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video, vi auguro a tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e grazie a tutti per la visualizzazione. Ciao!